il tema del convegno era il signoraggio bancario. Ora, molte persone anche che sono intervenute al convegno non sanno che cosa sia il signoraggio bancario, e molti credono che sia qualcosa di mitologico, invece è una realtà. Cioè il signoraggio bancario è sostanzialmente quel sistema che permette alle banche private di togliere sovranità agli stati e di praticamente rendere schiavi i popoli. Basti pensare che in Italia il debito pubblico che noi dobbiamo andare a rimborsare a queste banche private è fondamentalmente costituito nella sua maggior parte da interessi e non dal capitale. E basti pensare che alle banche private basta digitare un tasto, perché oggi ormai si fa così, per creare il denaro che quindi a costo zero viene praticamente messo in circolazione, ma poi bisogna restituirlo e con lauti interessi. Il massimo esperto e fondatore della teoria del signoraggio è Giacinto Auriti, che ha anche rischiato di prendere un Nobel, e che ha portato il tema del signoraggio già alla fine degli anni 90 davanti ai massimi i rappresentanti della magistratura e livelli giudiziari. In risposta, questi giudici, questi tribunali hanno detto che era una materia che non era di loro competenza, ma era una materia di competenza della politica. Per quello che io sto facendo questo intervento, anche se può sembrare un intervento che è al di fuori, diciamo, di quella che è l'attività di un comune e quindi del nostro ente. In realtà non è così, perché sappiamo tutti benissimo che i soldi, le risorse per poter far funzionare un comune sono un tema che riguarda tutti. Già il professor Auriti aveva ideato il CIMEC. Il CIMEC è una moneta che viene erogata senza creare debito. Quindi, quando si crea il CIMEC, si crea una moneta che può essere utilizzata per i servizi, che può essere utilizzata per le necessità delle persone, senza che queste persone si indebitano. Quindi si potrebbe in poco tempo invertire la tendenza. Ho quasi finito, Presidentessa, la tendenza per cui oggi ogni giorno che nasce un bambino nasce con un debito sulle spalle di 30.000 euro. Oggi, con il sistema già che c'è, basterebbe invertirlo, basterebbe togliere lo strapotere alle banche private. I bambini potrebbero nascere addirittura con un credito, tranquillamente. Questo concludo dicendo che noi porteremo questo tema sempre di più a livello locale, e che introdurremo, sicuramente tenteremo di introdurre, studieremo come fare nel nostro programma elettorale e nel una moneta complementare che possa essere anche un ausilio come quello che è il reddito di cittadinanza. Ho finito, grazie Presidentessa.